Liste d'attesa sempre più lunghe in Puglia e nella BAT. Oggi andremo ad approfondire il caso di un cittadino che ha prenotato una semplice radiografia e come data gli è stata assegnata quella di febbraio 2026. Andiamo a scoprire questo caso. È la Puglia che funziona, non è solo quella che in regione ci vogliono far immaginare. La Puglia che dovrebbe funzionare è una prenotazione di una risonanza magnetica che ho fatto con la prima data disponibile 26 febbraio 2026. Questa è la Puglia che dovrebbe funzionare, non quella che ci paventano quando vanno tutti in televisione a farsi belli. 26 febbraio 2026, 16:30, ospedale di Andria, non lo so se quello vecchio o quello nuovo. Un anno e mezzo di attesa per una radiografia sostanzialmente. Eh sì, ci sarà la possibilità di morire eventualmente poi di andare a effettuare la risonanza. Ecco, quindi cosa ha scelto di fare? Mi sono rivolto da un privato, prenotato, venerdì mi fanno la risonanza alla modica cifra di 220 euro. E il problema, diciamo, io ho la possibilità di farlo, ma immaginiamo tanta gente che non ha la possibilità di farlo, in che condizioni si troverebbe? O paghi, oppure se c'è la possibilità vai a pronto soccorso, simuli un malore e lì ti possono eventualmente fare il tutto gratis. Questa è l'unica soluzione che ci rimane in Puglia, la bella Puglia di Emiliano.